Siamo tornati a Empoli, all'Udi Comics, splendidissima giornata, tante interviste, tanti nuovi amici, tanti vecchi amici, tante cose belle, sempre qui, da Empoli, all'Udi Comics. Ciao a tutti, sono Kumishire, sono una fumettista specializzata in fumetto storico giapponese, quindi anche in mitologia e folklore. Ho pubblicato Yukidama, che quest'anno finalmente finisce con l'uscita dell'ultima light novel, che verrà pubblicata per Lucca. E poi ho fatto anche delle one shot, tra cui Onryo, che è ambientata invece nella Tokyo degli anni Ottanta, perché volevo uscire un po' dai miei canoni soliti. Vengo accompagnata in fiera dalla mia piccola dea personale che è Amaterasu, la mia Akita. Emma, girati! Lei è la mia compagna fedele delle fiere. Io sono Angela, in arte Angie MC, sono un'illustratrice e una fumettista originaria della Sardegna, ma di Firenze. Il primo fumetto è Il Dio del Fiume, uno dei vincitori della 24 pagine comic fatta un po' di anni fa. Attualmente ho un fumetto con la casa editrice Astromica, chiamato Miracles Coast, di cui c'è qui un'illustrazione. Canto ai gattini, i dadi di D&D, perché come master li dovevo disegnare almeno una volta. E poi qui ritroviamo nove maghi con nove incredibili poteri. Nove maghi è un esperimento folle con nove stili che confluiscono insieme in un'unica fragorosa avventura. Ogni mago è creato e disegnato da un autore diverso, ma tutti si muovono nello stesso assurdo universo dando vita a contrasti paradossali. Abbiamo disegnato, abbiamo conosciuto anche nuove illustratrici, nuovi amici. Qui c'è la mostra di Soia, ora vi farò vedere anche il suo stand. E ha creato la locandina di questo Udi Comics 2024. L'arte è con noi, mi raccomando, l'arte è importante per vivere meglio. Più voce, ho perso, ho tirato troppo, mazzo, vabbè. Thank you.
Secondo giorno al Ludicomics, come vedete è tornata Kiki, ma perché io sono Kiki, cioè, ovunque la chiamano, alle fiere, vedete sono VIP, quindi, cioè, nel senso ho un certo seguito. Io non sono mai stato assuefatto, è da 500 anni che bevo, non sono mai stato assuefatto. Certo, sì, l'ho visto, capisco. Adesso andremo anche a esplorare la parte cosplayer. No, myself and my friends. Rispondi, c'è tempesta, ai mio amor. Ragazzi! Non puoi sbagliare e punire chi ha trovato il bene dentro di sé. Oh, questo merito tuo, Angel, eh? Cioè, è lui, agire in modo altruista. Non rubare. Lo facciamo un applauso? Un applauso per la nostra ultima concorrente? Ne valsa la sofferenza di questo cosplay, Luke? Sì, ne valsa la sofferenza, però. Però, insomma, vabbè, dai, poteva andare peggio, poteva essere più caldo o piovere, no? Potrebbe piovere. E anche questo Ludicomics è terminato, fantastico, anzi sempre meglio. Ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio Livio, tutti i ragazzi e le ragazze qui del Ludicomics di averci ospitato, di avermi ospitato anche insieme a Gioia Stardust, quindi vi invito a vedere anche il suo video. Vi ringrazio di cuore, ora siamo in partenza, finiamo un po' di cose. Vuoi venire a salutare, Luke? Ciao! Ci vediamo il prossimo anno qui a Ludicomics Empoli, non mancate!